Erist 31, individuate tipo velivolo? PWA 517, volete segnalare un UFO? Passo. Negativo, nessun rapporto. Buonasera e bentornati nel nostro canale, miei cari amici e amiche. Come state? Grazie di essere qui stasera ancora a vedere la premiere. Poi voglio ringraziare tutti quanti voi per i commenti della settimana scorsa riguardo a quel video, a quella faccenda che è successa 2-3 settimane fa. Il vostro sostegno mi è stato davvero molto d'aiuto, perché le vostre parole mi hanno dato forza. E questo è molto bello, grazie, ma veramente voi siete troppo buoni con me e io non so come ricambiare. Vabbè, vi faccio vedere gli alieni stasera, ok? Almeno ci provo, dai. Partiamo con i filmati di stasera, perché stasera vedrete filmati incredibili, pazzeschi, esagerati e bubù e bua. Mettetevi comodi. Ah, girate il telefono se mi state guardando da telefonino, così vedete meglio gli oggetti non identificati, ok? Partiamo subito, siete pronti? E allora non ci resta che partire. Vai con il primo filmato di stasera. Va. Partiamo con il primo filmato. Siamo in Brasile, 16 settembre 2024, ore 19:35. Questo testimone è riuscito a fare a malapena questo pezzettino. Non sembra un aereo, anche se dalle immagini lo sembra. È troppo grande per essere un aereo. Poi, magari mi sbaglio, no, ovviamente ditemi la vostra nei commenti. Guardate là, lui l'aveva già visto che veniva da lontano, poi è riuscito a malapena a prendere il telefono e a fare questo pezzettino. Guardate questo filmato, a me mi ha messo i brividi quando l'ho visto dall'inizio. Siamo in Messico 2024, guardate qua, lì c'è il mare, è una webcam che riprende la costa in Messico, e guardate questo velivolo, riflette la luce sopra al mare, guardate là! Rivediamo, mettiamo un po' di zoom. Eccolo lì, è proprio un UFO sigariforme, pazzesco. Adesso andiamo un po' più a rallenti. Guardate là, incredibile. Rivediamo, rivediamo ancora, perché questo è bellissimo, questo filmato. Mamma. Chissà quanti filmati vengono ripresi e non vengono pubblicati. Magari le persone non riescono nemmeno a capire cosa sono. Bah, vabbè, questo è quello che penso io. Vabbè, dai, andiamo avanti. L'on est vraiment sur quelque chose de, de magnifique. Là. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais. J'ai l'impression d'halluciner là. C'est vraiment quelque chose. Oh. C'est vraiment magnifique. Et bizarre en même temps. Ma foi. En vérité, ça fait trop flipper. Ça caille. Vabbè, dai, andiamo avanti. California, Stati Uniti. They're like
Look, it looks like there's something there and is landing on top of it. No, this is weird. This is not normal at all. Then they're gonna lie to you. They all get on, it's like a... Oh my gosh, this is so terrible. I can't... That is just weird. No, this is very weird. Up in the sky. Look, guys. Look. Incredibile questo filmato. Guardate questa signora, era col figlio, perché almeno a quanto sono riuscito a sentire, che parla con un bambino, riesce, dice vicino al figlio, guarda, che cosa può essere? Io sinceramente, dalla forma e dalle luci, non riesco a capire se è un unico oggetto o sono tanti oggetti ammucchiati. Vabbè, come ammucchiati non è un bel termine da vabbè, comunque vicini, perché guardate, se ci fate caso, si muovono alcuni in mezzo a quelli lì, guardate, non è difficile da capire questo filmato, difficile. Poi ce n'è un altro al centro un po' più grande, guardate, pazzesco. Cosa può essere mai un fenomeno del genere? Vabbè, incredibile. Andiamo avanti, siamo nel Perù, Lima, 10 luglio 2020. Occhio a questo filmato. Aiuto! No! No! Se tratta di un oggetto apparentemente in forma orbica, que se desplaza rápidamente por los cielos nocturnos, desprendiendo una especie de luminosidad. Ahí está, mira, ahí está de vuelta, apareció. No sé qué carajo está haciendo. El extraño objeto se ha desplazado por diferentes áreas del distrito limeño de Santiago de Surco, emitiendo una fuerte luminosidad intermitente, aparentemente, hacia quienes están captando del suceso, el pasado 10 de julio del año 2024. Oh mamma, ma voi state guardando. Impressionante. Ahí viene. Dai, se acerca. Oh mamma. Io non ho mai visto una cosa del genere. Cosa può essere questo velivolo? Questo, ma voi avete visto la luce che emana questo velivolo? Pazzesco. È stato filmato più volte, avete visto? Vabbè, andiamo avanti. Siamo in California, USA, 2024. Guardate questo qui. Questo mette i brividi, questo filmato. Rivediamo ancora. Ecco, avete visto alla velocità che va questo velivolo? Io, eccolo lì ancora. Rivediamo con un po' di rallenti questa volta, perché va davvero come un missile questo velivolo. Occhio, al centro dell'obiettivo, eccolo lì, avete visto che è passato? Rivediamo ancora. Guardate. Concentratevi al centro, passa qualcosa. Avete visto? Pazzesco. Andiamo avanti, California, USA, 25 giugno 2024. Avvistato un UFO, secondo un testimone oculare, all'inizio l'oggetto sembrava un normale pallone meteorologico, ma ad un certo punto cominciò a cambiare forma. Questo è quello che ha detto il testimone, che poi questo velivolo incominciava a cambiare forma. Raga, quando siamo lì sul posto è diversa la cosa, perché si vede meglio a occhio nudo l'oggetto, riesci a capire meglio i particolari, ma facendo un video poi non viene bello fermo, ecco come
state vedendo adesso. Io ho giocato un po' con lo schermo, cercando di far accentrare il velivolo. Vabbè, eccolo qui, questo è il velivolo in questione. È interessante, interessante. Andiamo avanti, Stati Uniti. Wow. What's she looking for, Derek? This is the connection I told you. Wow. The Easter had changed. It looks good on the phone, too. New phase, which is fixing to get more incredible, and we're going to blow the whole freaking world away. That's like a freaking triangle. Look at it. Can you see it, Ryan? It's a triangle. It's got something behind it. Oh, wow. Yeah. Man. That's really weird, whatever it is. Uh-huh. It's got a little thing behind it. You see that? Yeah. Like something red sticking out behind it. Rivediamo ancora, mettiamoci un po' di zoom. Wow. Questi due ragazzi, signori, non lo so, stanno filmando qualcosa di strano. Wow. E tra di loro si fanno dei danno dei pareri tra loro e non riescono a capire di cosa si tratta questo velivolo. Sembra triangolare dalla forma. Non si riesce a capire perché è molto lontano. Lui cerca di zoomare, cerca di fare del suo meglio col telefonino, ma non tutti abbiamo telefoni. A volte mi dicono, ma con tutti i telefoni di oggi, ma non credo che tutti possono permettersi un telefono di nuova generazione, che costano un rene. Costano un occhio con questi telefoni. Ho comprato il mio e sto ancora piangendo con tutti i soldi che ho cacciato. Vabbè, lasciamo stare, questa è un'altra storia. Andiamo avanti. Regno Unito, 10 marzo 2024. Oh my God. Wow. I'm shaking. Are you seeing that? Are you seeing that? I don't know. Cosa possono essere quelle luci? Sicuramente state dicendo, Davide, lo vuoi sapere da noi? Sei tu l'esperto. Ma che esperto? Io vi faccio vedere quello che filmano le persone. Perché come si fa a capire che cos'è? È difficile. Almeno che quel velivolo non faccia qualcosa di grande, tipo uno spostamento cioè da un punto all'altro. Allora lì incominceremo a dire, oh, quello non è un palloncino, non è un drone, non è qua, non è là. E quindi puoi incominciare a dire alieni, anche se pronunciare questa parola fa paura, dire alieni. Ok, dai, andiamo avanti. Un'anomalia sconosciuta nel cielo, registrato da un testimone oculare. Aereo passeggeri di linea Soki, 7 luglio 2024. Che cosa è quella forma? Non credo che sia un aereo che rilascia, perché poi, guardate, è strana. Cosa ha potuto generare una forma così bizzarra, così in alto? Non credo che sia. Sembra che ci sia un aereo davanti che rilascia fumo nero. La miseria. Che cos'è? Un aereo anni 50? Non credo. Sarà quel... Cioè, dovrebbe fare il cambio d'olio a questo punto. Vabbè, andiamo avanti. Arizona, USA, 22 agosto 2024.
Guardate questo! Avete visto? Sta filmando quel velivolo e passa un aereo anche. Quindi ci fa capire questo filmato come è, che differenza c'è tra un oggetto terrestre e uno non terrestre. Guardate, rivediamo il filmato. Eccolo lì, si vede, si nota l'aereo, che ha la forma dell'aereo. Ma quello che cos'è? Non è nemmeno un palloncino, perché non vanno così veloci i palloncini, miei cari scettici che dite sempre palloncino. La fate sempre facile. Rivediamo con un po' di schermo un po' più ampio. Avete visto? Ha fatto anche un lampeggio tipo tipo se, come se fosse illuminato, tipo un argento, una cosa simile all'inizio. No, non ci avete fatto caso. E rivedetevi il video. Ecco, guardate. Avete visto? Pazzesco, incredibile, mamma mia. Che poi guardate la fortuna, questo mentre riprende quell'oggetto passa all'aereo. Quando proprio si dice devi avere la fortuna di due piccioni con una fava. Ho detto bene? Sì, cosa si dice? Andiamo avanti. Allora, siamo in Cina, video di Daily Mail. Diamo i crediti a questo ragazzo. Che poi Daily può essere anche una donna, sono io che sono ignorante, non so se è maschile o femminile. Vabbè, comunque questa persona c'era scritto, io gli ho messo il nome, come giusto sia. E guardate cosa filma. Guardate, sembra una luce che fa tipo si spegne e si accende più avanti. Sai, tipo incredibile, io sono sempre stupefatto ogni volta che vedo questi filmati, perché ogni settimana ce n'è uno nuovo. Incredibile, io. Chi parla cinese? Domani porto il video dai cinesi qui che abito, dove abito io, e gli faccio vedere, dico cosa dicono i tuoi compari. Vabbè, dai, andiamo avanti. Facendo troppo lo spinto stasera. Andiamo avanti. Nella capitale del Kenya, 13 maggio 2020, siamo a Lamu, Nairobi. Questo è bello. Rivediamo. Avete visto come cerca di zoomare, perché vorrebbe avvicinarsi, ma non è facile, perché anch'io ho fatto degli avvistamenti e credetemi, quando è un velivolo così piccolo e lontano, quando tu zoomi al massimo è difficile di farlo a farlo stare al centro del telefono. In tanti fanno i saputelli che dicono ma che c'ha l'Alzheimer questo, in tanti fanno gli spiritosi. Vediamo voi, fatelo voi un video di un oggetto in movimento così lontano e cercarlo di tenerlo al centro dell'obiettivo. Non è facile, a meno che non avete un punto d'appoggio. Come vi dico sempre, se vi capita di vedere un oggetto, anzi se avete tempo anche per fare questo, appoggiatevi su un'auto, sulla testa di un vostro amico, dito stai fermo, e cercate di tenere la mano ferma e di seguirlo, così da poter fare una buona registrazione. Andiamo avanti, siamo in Alaska, centro ricerche Enigma Labs fa questa registrazione. È un centro di ricerche che fa, non lo so, credo documentari e roba simili, una cosa del genere. Vabbè,
Ecco, guardate un po', c'è un velivolo in alto che si muove a malapena, guardate. È davvero incredibile. Non ci avete fatto caso? Adesso vi rifaccio vedere il video. Guardate, questo sta facendo una panoramica. Sì, ho detto bene. Eccolo lì, guardate. Vi ho focalizzato meglio l'obiettivo nel video. Guardate, lì c'è qualcosa. C'è un velivolo che scende. Ovviamente quello che sta facendo il video, ma non lo so se è una camera che va di qua e di là da sola, non lo so, non ci capisco di queste centri ricerche, però lì c'è sceso qualcosa, eccolo lì, avete visto che va man mano a perdersi e io cerco di seguirlo, guardate, con il programma ho cercato di tenerlo nell'obiettivo che vabbè, poi è andato via e non ci ho potuto fare più nulla. Purtroppo è quello che sono riuscito a racimolare, diciamo così, di questo filmato, che era molto interessante perché avete visto, non ci ha fatto nemmeno caso quello che ha fatto il video perché era molto lontano, molto distante l'oggetto. Vabbè, dai, che dite, andiamo avanti? Ma sì, andiamo avanti e vediamo dove andiamo. Andiamo nel Kentucky, Stati Uniti 2024. Guardate questo qui. Questo è incredibile, questo filmato. Ecco, sembra un aereo, vero? Ma non credo che lo sia, perché da lontano sembrava un aereo, ma poi fateci caso, man mano che si zooma, poi non credo che sia un aereo. Davvero incredibile. Che dite, un aereo? Non credo, perché guarda, così da lontano, guardandolo così sembra un aereo, però poi zoomando, avete visto quando abbiamo zoomato, eccolo, non lo so, a me questo mi turba un po', questo video, non lo so, è difficile da dire. Vabbè, andiamo avanti. Isola di Wing, Regno Unito. Emerge un UFO che emerge dall'oceano, dal mare, guardate là, c'è qualcosa di lucente nel mare che poi splash fuoriesce dal mare e va e incomincia ad andare a una velocità, a prendere velocità molto elevata, avete visto, guardate, zoom, guardate, occhio. Guardate attentamente cosa succede adesso. Eccolo lì, sembra un missile che esce dal mare. Non credo poi arriva vicino alla riva del mare ci siano delle posizioni missilistiche sott'acqua lì. Poi, non lo so, gli americani, tanto loro ne fanno di tutti i colori. Perché sembra, non sembra stare troppo in mezzo al mare. Dalle immagini è difficile da dire. Guardate là, avete visto? E va, incomincia a prendere velocità. Rivediamo il video, guardate. Quanti fenomeni strani. Siamo nel Kazakistan, paese in Asia centrale, 10 luglio 2024. Il mio butto,
Frequenz, самолет. Frequenz, самолет. Rivediamo, zoomiamo, eccolo lì, guardate come ha una velocità bella sostenuta, perché il velivolo cammina e va anche veloce. Ovviamente le persone che stanno facendo il video si sono accorti che non è un aereo, per questo hanno incominciato a filmare, perché poi non credo che se ne sarebbero accorti che se era un aereo. Hanno visto lo strano velivolo e l'hanno cominciato a filmare. Poi ripeto, devi star lì, quando sei lì sul posto te ne accorgi che è qualcosa di altro nel cielo, quindi si fa davvero fatica a capire a volte questi velivoli. Vabbè, dai, io ho fatto rivedere 2-3 volte, ma adesso è arrivata anche l'ora di andare avanti, miei cari. Dai, andiamo nel prossimo filmato, vediamo dove andiamo. Andiamo a Marsiglia, Francia, 22 giugno 2016. Filmato da Alessandro, un italiano che era in Francia. Così c'era scritto nell'articolo, cioè nell'articolo, nel video pubblicato. E guardate là, c'è un velivolo fermo lì sopra le montagne, ma il bello arriva fra poco, perché questo velivolo si sposta e si posiziona in un punto molto più visibile all'occhio umano, che poi la persona che sta facendo il video non riesco a, penso che sarà un drone, non lo so se era un drone che fa le riprese, no, queste le sta facendo questo Alessandro, ma io mi intendo a questo filmato che sta per arrivare adesso, che era nello stesso posto. Eccolo qui, ora credo che sarà un altro ragazzo. Guardate lì in alto a destra, c'è qualcosa fermo, eccolo lì. Oh mio Dio, ma secondo voi quello che cos'è? Non è un disco volante quello? Non è qualcosa di alieno secondo voi? Questo adesso ci stiamo concentrando noi su questo velivolo, ma la persona che ha fatto il video, avete visto all'inizio, ci ha fatto nemmeno caso perché era molto distante, poi si è mimetizzato tra la casa e gli alberi, quello non ci ha nemmeno fatto caso. Sono io adesso che sto puntando l'obiettivo lì. Vabbè, questo era quello all'inizio, quando è stato visto all'inizio il velivolo che Alessandro ha fatto il video. Vabbè, dai, andiamo avanti. California, USA, 2018. Rivediamo ancora con un po' di zoom, perché questo è davvero pazzesco, questo filmato. Guardate, è un oggetto allungato, credo che sia allungato, sigariforme, ma magari mi sbaglio, magari sarà discoidale, e da questa angolazione sembra sarebbe bello vederlo dal basso oppure dall'alto questo velivolo, e lì capiremo la sua vera forma. Poi difficile da questa posizione, però è qualcosa di anomalo, non è un drone, è la miseria, un drone così grande, nemmeno un aereo non resta fermo nel cielo. Poi cosa vogliamo inventarci più? Sì, parla a te, scettico. Andiamo avanti. Croazia, 25 giugno 2024. Guardate questo filmato. Questo ragazzo, ragazza, non lo so chi sia, e riesce a filmare questo strano fenomeno nel cielo. Un
un oggetto sconosciuto che ha, dalla forma sembra davvero molto grande. Questo velivolo sembra fermo in alto sopra questo palazzo. Non si riesce a capire bene che forma abbia, perché è anche notte, no? Quindi non pretendiamo adesso di vederlo bello in posa e vederlo. Ovviamente questo ragazzo o ragazza, ripeto, non so chi sia che sta facendo il video, non riesce a capire che cos'è e filma e cerca di capire. Poi resta a noi dare un giudizio. Andiamo avanti. Allora, qui diversi UFO furono registrati dalla NASA nel settembre 1991. Osservate attentamente questo filmato, perché stanno per passare tanti strani oggetti nella camera. Qui stiamo nel 1991. Eccolo lì, il primo in alto. Guardate attentamente, guardate. Eccone un altro. We are currently receiving downlink from Discovery as it passes over the Pacific Ocean. Eccolo lì, è ancora un altro, eccolo lì, guardate, guardate, guardate come passa. Ma secondo voi loro non ci osservano? Loro sanno tutto quello che stiamo combinando qui sul pianeta. Sanno le nostre intenzioni, sanno che vogliamo andare su Marte, sanno di tutti i test nucleari che si stanno facendo sul pianeta, e loro non sono d'accordo perché sanno che questo è una strada sbagliata che stiamo facendo. Quindi loro ci osservano e stanno dicendo: ma questi si stanno evolvendo in un modo orrendo, invece di usare i soldi in medicina e migliorare il pianeta, lo usano per creare dei missili e robe militari, cosa che non dovrebbe esistere su un pianeta intelligente. Eccolo lì, guardate quello lì, guardate questo qui sulla destra, guardate come lampeggia. Oh mamma, e cambia anche direzione, avete visto? Oh, qua siamo nello spazio, raga, non scrivetemi palloncino, perché veramente esco dall'obiettivo e vi mangio, Eccoci giunti alla fine del video, miei cari amici e amiche. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti di cosa ne pensate di questi filmati, ok? Io sono già al lavoro con un altro nuovo video, perché credetemi, ne ho tantissimi di filmati da mostrarvi ancora. Ogni settimana mi arrivano tantissimi filmati da tutti i posti del mondo. A volte mi contattano dal Brasile, dal Messico, dalla Russia, e io dico: oh mio Dio. E devo aiutarmi con il traduttore, perché non ci capisco nulla, la loro lingua. Quindi davvero non è facile, credetemi. A volte ognuno la fa facile a fare dei video del genere, ma credetemi, è un lavoraccio, credetemi, perché selezionare tutti i video, montarli, tagliarli, non è facile, ok? Dai, detto questo, mi raccomando, vi aspetto venerdì prossimo, perché sto mettendo insieme un'altra raccolta. Oh mamma, dai, che dirvi, non dimenticatevi una cosa importante, non dimenticatevi la cosa che vi dico sempre ogni settimana, qual è: occhi al cielo. Ciao.